Grazie di essere qui. Avevo preparato per iniziare una sequenza di poesie che ora stravolgo perché inizio invece dalla fine, cioè da Pane del Bosco, il mio ultimo libro, perché vorrei che la prima poesia fosse Per i morti nel Mediterraneo. Dall'inizio dell'anno adesso sono 2500 e mi sembra che Agli assenti sia un bellissimo titolo che chiama all'appello gli assenti, perché vengano a ricordarci come essere presenti e la nostra responsabilità. E quindi dedico questa prima poesia e anche tutta l'emozione che sento alle stragi nel Mediterraneo. Lei ha una macchia azzurra al centro del petto. Pensa sia il ghiaccio in arrivo. Pensa a tutti gli esseri che tremano di freddo. Li culla piano e forte, seguendo il ritmo delle loro urla. Lei raccoglie foglie e piume. Fa un grande letto per gli scampati. Li nasconde alla vista feroce. Li inzuppa nel buio delle sue braccia. Li accende di respiro inscalfibile. Si addormentano, sognano senza sogni. Sognano il corpo, sognano il sonno. Il pericolo che volteggia via come un cane nero dietro alla sua coda. Muori rivolta verso l'inverno, come foglia che cadendo indugia, abbagliata dalla gialla danza. Forse nessuna terra aspetta, ma certo chiama, e l'aria ti accompagna devota, entrando e uscendo dalla tua conchiglia, insieme alle voci sommesse degli amici e della telenovela che guardiamo religiosamente insieme. Lasciati andare alla campana che ti fa risuonare. Lasciati amare da quella probabile accoglienza che nessuno conosce, ma di cui ognuno è certo. Lasciaci andare, noi morenti. Ti stanno spuntando le ali di neve e nuvole. Segui il fragoroso silenzio che ci spegne. Come un albero caduto, il tuo corpo tra le nostre mani. Mani senza guarigione. Hai un golf rosso e sorridi poco. Anche da morta non sei esemplare. E la stanza di te si inonda. La tua rosa si è sfogliata come per un vento leggero. Non è rimasto lo stelo vuoto, ma il profumo dell'uccello appena volato via. Non siamo rose, né uccelli, né il vento.
ma l'attesa di soffiare, di volare, di sbocciare. Dunque c'è la luce e ogni foglia è attaccata al ramo con esatto amore e ogni foglia in orario lascia il ramo con audace resa e ogni uscire dalla soglia del corpo è ricevuto con unanime benvenuto da quella scienza della gioia che proprio ora, proprio qui, riempie il foglio di ghirigori per dirti che dunque la luce c'è. Sì, è probabile che solo la luce esista e non il tuo corpo veda dal cimitero il mare, ma sia il tuo sguardo mare che vede la carne che imputridisce, puzza e si deforma, mentre il corpo è eterno, petalo del vuoto, ombra di un volo sopra l'ombra del cancello, soglia. Sì, è probabile che solo l'infinito esista, ma che sia la trama grossolana della vela che solca goccia a goccia, acqua e pietra, che sia da amare. Non ai morti si addisce la tristezza, ma al bugiardo perdurare dei vivi. Senza progetti, i morti si inchinano alla neve, l'ultima neve dell'anno. Non pregano più, non turbinano i desideri. È un Dio qui che li accompagna, mentre fatui corrono via dal già ballato ballo dei vivi cartolai, di misere memorie e di sogni regali. Per noncuranza o per sfida feriscono i viventi. Nessuno porta alla mente la delicata trama che ci sospende all'attimo. Nessuno si inchina al mortale universo dell'altro. Morire è adesso, un momento qualunque, questo momento. Un palombaro con la testa sul cuscino mi fai la cronaca da sott'acqua. Difficile adesso abbandonarsi. Vorrei essere l'acqua in cui tu nuoti. Era amato anche il tuo corpo morto, con i calzini a scacchi e la maglia troppo grande, da vecchina monello. Niente di solenne, te ne stavi lì, scappata via, nel sacro.
volevamo proporvi una piccola pausa di silenzio, così le poesie affondano dove devono andare. Rompo il silenzio. È molto bello fare silenzio insieme così con tante persone che magari non si conoscono tra loro, però si acquisisce subito una densità dello spazio diversa, non si sente. Io ti vorrei, partirei dal silenzio allora, chiederti una cosa. Noi siamo anche portati a identificare il silenzio con la morte. Si fa silenzio nelle occasioni solenni, si fa silenzio davanti a qualcosa che sentiamo che è più grande di noi, però poi si finisce per fare, secondo me, a volte un'identificazione troppo stretta tra morte e silenzio, quindi finisce che il silenzio diventa una cosa mortifera che bisogna riempire a tutti i costi. E quindi si finisce che non si fa più silenzio ai funerali, ma si fa funerale al silenzio, che diventa proprio una specie in estinzione, no? E tu invece hai scritto che il silenzio è cosa viva, e quindi rovesci fortemente questa cosa. E volevo chiederti della vitalità del silenzio. Poi dopo parliamo anche di morte. Sì, il silenzio è cosa viva, che tra l'altro è un verso di Bevendo il tè con i morti, che poi ho messo anche come titolo di una vela in Audi. Proprio perché mi ha sempre creato disagio sentire quanto disagio creasse il silenzio. E in molte persone, soprattutto quando ero giovane, adolescente, ero molto, molto silenziosa, al limite del mutismo, diciamo. E quindi immagino che imbarazzassi davvero, però è così. Il silenzio è cosa viva se lo abitiamo, se invece stiamo solo zitti, o peggio ancora, ci tacciamo. Ritorniamo a quel silenzio delle scuole, almeno quelle di una volta che facevo io, dove era un imperativo che faceva molto intimorire quando la maestra gridava «Sento!» così, e si sussultava. Invece, anche con i bambini, quando andavo a scuola a fare i seminari di poesia, assaggiavamo questo spazio, dimensione del silenzio, dove perché è vivo? Perché gli permettiamo di raggiungerci e perché non facciamo niente di questo silenzio? Cerchiamo di non riempirlo di pensieri, di progetti, di cosa farò tra 5 minuti quando finirà il silenzio, ma di starci dentro come entriamo nell'acqua, per esempio, o come entriamo in un bosco, dove ci prestiamo all'elemento e accettiamo di essere
non più configurati nel modo in cui pensavamo d'essere, no? Che il silenzio venga associato alla morte a me non dispiace, se non fosse che la parola morte è così temuta, no? Ma c'è una... in un libro che io amo tantissimo, che è Piccolo trattato della consolazione, di una rabbina che si chiama Delphine Orvieux, lei dice: noi ebrei non sappiamo, non diciamo nulla di dove si va dopo la morte, non c'è una, c'è solo questo scendere nello Sheol, è un luogo in cui si scende, si cade, ma la vera radice di Sheol è domanda. Quindi lei, con un salto poetico, dice: si potrebbe quindi dire che ognuno di noi, quando muore, cade nel luogo della domanda e lascia i vivi senza risposta. Ecco, questo è il genere di silenzio che anche nella morte è confortante, quello che lascia senza risposta. Può creare disagio finché non lo abitiamo, finché non lo assaporiamo, ma allarga moltissimo la spaziosità della coscienza. Provare per credere. Senti Sandra, volevo chiederti, quando hai incontrato la morte la prima volta? L'hai incontrata presto o è stato clemente il destino? No, è stato severissimo il destino, e diciamo però che le prime morti che ho incontrato sono state quelle degli animali, che sono morti con grande dignità, e forse anche perché hanno la pelliccia e si vedono meno le smorfie, il pallore, o forse anche semplicemente perché si abbandonano con più facilità. Però la prima morte che ho vissuto è stata quella di mio padre, io avevo 10 anni ed è stata una morte voluta e violenta, quindi mi ha immesso in una visione terrificante della morte, un po' anche liberatoria, ma anche terrificante, cosa che la morte non è. Cioè mi ha fatto conoscere subito il lato molto... guerriero, pesante e violento. E quindi diciamo che è stata un'iniziazione che mi ha portato a temere per anni la morte degli altri, no? Degli adulti che prendono e se ne vanno, e quindi ha segnato tutta una mia successiva ricerca che mi ha portato a comprendere che quello che temiamo in realtà sono gli strati di proiezioni che le culture e le religioni hanno fatto sulla parola morte. Quindi noi abbiamo paura di una parola perché è un'esperienza che non conosciamo, e man mano che si accompagnano i cari o anche i non cari alla morte, conosciamo e assaporiamo qualcosa di molto diverso. Quando bisogna accompagnare qualcuno alla morte, tu riesci, sei riuscita a trovare le parole giuste per farlo? Oppure lì è lo spazio invece del silenzio quello che più si presta? Di solito mi sono messa in ascolto delle parole dell'altra o dell'altro più che parlare. Io ricordo, per esempio, con mio fratello che quando le persone entravano, anche i volontari all'hospice, parlando a voce molto alta, volendo dire qualcosa, lui faceva via, via. E quindi è stato un grande maestro del non mettere più dentro niente a qualcuno che si sta spogliando già di tutto. E la morte più parlata è stata quella di un'amica che era anche
una praticante buddista e una maestra di yoga, e mi raccontava proprio di questa esperienza in cui aveva visto il buio, il vuoto, e si era molto spaventata. E io le ho detto solo: ma quella è la paura della morte, non è la morte. E lei è scoppiata a ridere. E poi man mano ha fatto i suoi percorsi, i suoi passi, non da gradassa, cioè era sempre molto che stava passo per passo a osservare come l'esperienza si modificava, finché è arrivata a dire: adesso vi saluto perché credo proprio che manchi poco. E così è. E quindi diciamo che non è tanto la ricerca delle parole, ma lasciare che dall'ascolto nascano parole certe volte sbagliate, che allora il morente ti dà subito una mazzata e quindi capisci che... Oppure stare insieme in silenzio è una grandissima esperienza. Noi quest'anno abbiamo iniziato Torino Spiritualità facendo un'esperienza strana, che è il Desk Café, che è un format che in Italia non è che si usa tanto, però invece nei paesi anglosassoni molto. E ci siamo trovati nella chiesa di San Filippo in 600 persone intorno ai tavoli, intorno a 60 tavoli, con dei conduttori, insomma dei facilitatori che aiutavano un po' a rompere il ghiaccio all'inizio, a parlare di morte, del morire. Poi ciascuno ha voluto raccontare anche le proprie perdite, però è stato molto bello perché non c'era mai un senso luttuoso in ciò che stavi dicendo, no? E mettendo a confronto l'esperienza tua con quella degli altri, veniva fuori, così mi sembrava, quasi un affresco della morte come qualcosa di trasformativo, no? Non tanto un abisso che stai lì sul ciglio e stai lì per cascare, ma una specie di belvedere che ti fa capire anche magari che, dal quale sei in grado di cogliere con una visione un po' più ampia tutto quello che è trascorso, non so se anche tutto quello che deve venire, ma alcune. E poi però venivano fuori invece anche chiaramente dei lutti, delle perdite dolorose, e le cose più che hanno. Forse le perdite più dolorose che sono state trattate sono quelle un po', se vuoi, innaturali o scandalose dei bambini che non ci sono più. Però a me interessava invece in generale chiederti, visto che tu hai lavorato tantissimo con i bambini, hai lavorato attraverso la poesia, e la poesia io credo che per parlare di questo tipo di argomenti sia forse la forma migliore, no? E i bambini con cui tu hai lavorato, come riescono a dirla in modo diverso dagli adulti, la morte? Ai bambini interessa tantissimo parlare della morte, intanto non è un argomento che porti, non ce n'è bisogno perché lo tirano fuori quasi sempre. E forse non a caso Odissea Elitis diceva che la morte è la poesia è la prova che la morte non ha l'ultima parola. E nei bambini è un interesse proprio molto vicino alla curiosità. Proprio sono molto blasfemi nell'interrogare sulla morte, su cosa succede, e la domanda è spesso: dove? Dove va? Dove è andato? Il cellulare non prende lassù o laggiù. Credo che sia proprio la rottura della comunicazione che li mette un po' sulla soglia di un abisso, sì, e un po' su quella strana ferita che è sentire che il morto c'è ancora, è presente e però è invisibile. Nei bambini questa esperienza è molto viva, anche il vedere gli animali fermi. La morte, lo ricordo di me, ma l'ho visto anche in tanti bambini, sia a scuola che non, che è l'esperienza del fermo, è qualcosa, proprio il fermo immagine, il fermo corpo, è qualcosa che li interroga tanto. E infatti è facendo i seminari di poesia si vede quanto è assurdo non permettere ai bambini di vivere la morte.
e anche il lutto, che io penso che sia una fase necessaria della... Non sopporto quelli che dicono la morte non esiste, è meraviglioso. Non è assolutamente questo il punto, no? Il punto è che non sappiamo, e che tante volte si vedono persone che morendo soffrono tanto e altre no. Ma quello che conta è proprio riuscire a stare con l'esperienza senza aggiungere cose che non c'entrano con quello che sta succedendo, e senza togliere scomodità, dolorosità a quello che succede. E il lutto è un po' questo, una fase che non abbiamo, vorremmo saltare, e invece è importantissimo, perché c'è un richiamo a stare con quello che ci è appena successo, e a sentirlo così com'è, perché spesso, come dicevo anche prima con un'altra persona, non ho la sensazione che i miei morti vivano in me, ma che io viva in loro, che sono più viva continuando a tenere un filo invisibile, no? Assenza più acuta presenza, aveva scritto Bertolucci, no? È proprio questo. Riuscire a sentire l'assenza come una presenza di altra qualità, e farne la conoscenza. Ci sono un sacco di cose di cui noi ci rifiutiamo di far conoscenza, è uno spreco. Un anno e mezzo fa, quando è mancato mio papà, che un po' di più, 2 anni, era il periodo seconda ondata Covid. Lui non è morto di Covid, è morto di leucemia, però è stato ricoverato in ospedale, e all'epoca, in quel periodo lì, cioè il tema dell'assenza per me nasce un po' da lì, no? Perché lui è entrato in ospedale e non l'abbiamo più visto. Lui è stato in ospedale 8 giorni prima di morire. E adesso mi veniva in mente per la questione dei bambini, perché per esempio la mia figlia più grande, che aveva 5 anni all'epoca, anche lei come noi non l'ha più visto di colpo, no? L'abbiamo visto sparire. Io non ho saputo tanto bene, né io né mia moglie, cioè non ce lo chiediamo ancora, se l'abbiamo gestita bene, se l'abbiamo gestita male, non lo so, ma credo che non lo sapremo mai, perché non sapevamo neanche noi come gestirla rispetto a noi stessi, perché comunque stavamo parlando di una persona che biologicamente c'era, ma era irraggiungibile, e non sapevi se l'avresti rivista. E quindi era assenza più acuta presenza, come hai detto tu. E mia figlia effettivamente continua ad avere per lei la domanda della morte è il dove. È vero, è proprio il dove. Io pensavo sarebbe stato il quando, legato al fatto che di colpo il nonno è caduto fuori dal tempo, direbbe Gross. E invece per lei la domanda è il dove. Però ha mantenuto, come sanno fare i bambini, una sorta di legame che sa inventare lei, e che prima era un legame un po' sporcato da una sorta di dolore, no? E poi invece si è sciolto. Allora ti volevo chiedere questo: se secondo te nell'assenza, cioè quando ti manca una persona che se ne va, che muore, tu a volte ti attacchi anche tanto al tuo dolore, perché è il simulacro di quella persona che non c'è più, no? Ti sembra che se rinunci al dolore rinunci anche alla memoria, e veramente se ne va. E secondo te è così? Cioè il dolore ci aiuta a tenerci vicini ai nostri morti, oppure è una barriera, perché invece nel momento in cui si scioglie il dolore, che allora loro diventano di nuovo vivi? Sì, è un equivoco, come spesso accade, di pensare che l'unico legame possibile è quello di continuare a soffrire, no? E in realtà è proprio la mancanza di elaborazione del distacco, della libertà dell'altro di andarsene, e della libertà del corpo di tornare polvere, e della nostra libertà di fare questo percorso di accoglienza del fatto che la vita e la morte sono insieme, e che è un fatto tragico. Noi tutto quello che è tragico lo scartiamo,
Ma tragico non vuol dire negativo, vuol dire qualcosa che apre a delle dimensioni di un'accoglienza molto più ampia. E, cosa mi avevi chiesto? Quello in effetti mi ha risposto, se il dolore è legame o è barriera che va sciolta. Ho proprio un'amica che dice che per lei lo scioglimento del lutto è stato sempre chiedersi come sta l'altro, cioè il morto o la morta, e che questo ogni volta l'apriva a una dimensione completamente diversa che non quella egoica del mi manca, non c'è, e che può diventare una dimensione non egoica nel momento in cui lasciamo che sia e permettiamo al lutto di richiamarci dentro al corpo e di sentire il rinnovarsi della separazione, no? Di questo vuoto che è vivo, e pian piano ci si accorge, almeno a me è successo sempre così, che c'è un legame che continua, ma in un modo più sottile. E non è quello del dolore solamente, ma è la continuità dell'amore. Tu dicevi prima, forse ha una relazione a mia bambina nel modo un po' folle dei bambini. No, forse siamo noi ottusi. E loro hanno una continuità fantastica, che nel senso della fantasia, che è appunto una parte di noi più sottile, che non chiede prove, no? Per questo c'è la fase dove, perché sono ancora, è sempre nel corpo, quindi è dove, no? E ricordo un bambino che mi disse: sai che io ho scoperto una cosa, i morti non sono in paradiso, sono sottoterra. Ed è, per lui era stata la scoperta della realtà corporea proprio, no? E non era affatto un'esperienza da scartare, era importantissimo, dopo sapeva dov'era fisicamente. Questa sedia è scomodissima, vorrei mettere... Non abbiamo cuscini. Un cuscinetto. Ci sarebbe stato bello. Che mal di schiena. Mi dispiace. Senti, tu come mai te ne sei andata dalla città? C'entra il bugiardo per durare dei vivi di cui parlavi prima? Allora, è stato il destino, nel senso che io non stavo bene fisicamente, sono andata dal mio compagno che abitava in un paese in Piemonte, è un piccolo paese, ed è arrivato il Covid mentre ero lì. Quindi se fossi tornata, noi ci saremmo dovuti separare, oppure lui non sarebbe poi potuto ritornare in Piemonte. E quindi ho scelto di rimanere per quel periodo. Poi ho prolungato. E intanto noi ci stavamo costruendo la casa nel bosco dove viviamo adesso, su un alpeggio. E ci sono voluti 5 anni per costruirla. E quello che è successo è che mentre ero lì mi sono resa conto di quanto la città mi avesse già espulso, che avevo una solitudine morale molto forte, non aderivo quasi più a niente di quello che mi accadeva intorno. Io ho tuttora un vecchio cellulare, salire in metro e vedere le persone costantemente immerse negli schermi era doloroso, la solitudine. Capivo, dopo un po' ho capito come mai i mendicanti che salivano in metro venivano sempre solo da me, pensavo, ma che cosa, perché non avevo il cellulare davanti, ero lì e quindi era immediato. E anche l'inquinamento rumoroso dei suoni mi ha molto, e poi una costante paura. Dormire la notte a Milano avevo sempre paura, e ho lavorato tanto sul mio passato pensando che ritornavano fantasmi del passato,
Poi mi sono accorta che quando me ne andavo le cose miglioravano, compresa l'insonnia. E insomma, quindi alla fine da una casualità è diventato una scelta, anche dolorosa. Spesso medito e mi vengono delle immagini di Milano, o anche faccio altro e mi arrivano delle immagini e pensavo, boh, che sarà mai la mente No, è nostalgia, nonostante tutto. È un posto che in cui ho vissuto tanti anni, con delle interruzioni però, e quindi mi tornano dei richiami. E ho anche perso varie persone, perché non abbiamo mantenuto la relazione, o la relazione non ha resistito al cambio, al cambiamento. E soprattutto ho perso due lavori, cioè il mio lavoro vocazione dell'insegnare la meditazione, avevo due gruppi settimanali, e l'andare a scuola dai bambini. Quindi c'è stato un grande spaesamento, come una perdita di identità. E poi l'esposizione al bosco, a cui non gliene frega niente che io scriva, non scriva, che vada a scuola dai bambini. E quindi si è dovuto tutto fare una rivoluzione interiore per essere più vegetale. Però immagino che sulle prime anche il bosco è respingente. Tu come hai fatto a farti accettare dal bosco? Allora, c'è bosco e bosco. Il primo bosco in cui ho vissuto per 3 anni era un bosco di paese, cioè confinava con un paese, e la difficoltà non è stata il bosco, ma gli umani che ogni volta che mi incontravano dicevano: lei è di qui? Come prima cosa. Finché alla terza, quarta, dicevo sempre: no, sono di là. E allora siamo andati lì. Ma il bosco era molto accettante, soprattutto... I pseudocuscini, li rimettiamo. E soprattutto perché c'erano gli asini, era un bosco che confinava con il paese, quindi c'erano gli asini. Invece il bosco dove sono adesso è molto più austero, pochissimi umani, molti alpeggi abbandonati, solo 4 con, ancora abitati da pastori o da altri esiliati dalla città, e ci è voluto un po'. Quello che ho fatto è stato andare dagli alberi e presentarmi uno a uno, dirgli: sono venuta qua e spero che mi accoglierete, e io vi custodirò, cercherò di non farvi tagliare, di essere in amicizia. E poi io ho questa fortuna di sentire gli alberi profondamente, quindi adesso ho 7 amici. 7 amici. È vero. Cinque sono faggi e 2 castagni. Un castagno ha 350 anni e un altro 150, quindi loro la morte la conoscono bene, no? Si vedono proprio i pezzi che vanno ogni tanto. Parliamo o stiamo in silenzio, e mi hanno fatto da guide verso il resto del bosco, e io non sento che il bosco mi respinge, anzi, solo sia io che il gatto che vive con noi non siamo del tutto adatti. Io per esempio sono piena di punture di ragni, piena. Gli insetti sono una forte presenza, sentinella, che dice: adesso statene un po' a casa. E così anche per questo gatto che viveva in paese dove i territori erano molto chiari, nel bosco i territori non sono per niente chiari e torna pieno di botte, e anche quello è porta una presenza
che ricorda la morte, quando lui arriva così sanguinante. E quindi il bosco è anche questo, questo non separare violenza e mitezza, ombra e luce, morte e vita, è tutto mescolato. Ma infatti quando chi, cioè, a noi poi piace andare nei boschi e respiri l'aria e dici ah che vitalità, come mi riempio di vita, che poi in realtà quell'odore lì che uno dice mi riempio di vita è odore di cose che stanno morendo anche. Comunque è bello avere gli alberi come amici perché ti senti sempre il più giovane della cumpa. E niente male questa cosa. Senti, e invece tu sei stata anche, oltre che a Milano e nei boschi, sei stata anche tanto in India, per esempio. Lì il modo di vedere la morte è diverso. Sì, infatti quando sono andata la prima volta in India, che ero sui 30 anni, avevo ancora molta paura dei cadaveri. Perché ecco, un altro errore che si fa spesso con i bambini è di non fargli vedere il cadavere. E io non avevo visto mio padre, ma le descrizioni di mio fratello erano così da film dell'horror che è stato peggio. Quindi sono arrivata ai 30 anni ancora con quella paura, e invece in India era una cosa così, almeno allora, costante da vedere, anche le persone che morivano per la strada o i cadaveri, che passa così. E soprattutto si fa l'esperienza che poi ho fatto con tutti i miei cari che ho perso, tutte e due le mie sorelle e anche mio fratello, di vedere il guscio vuoto, l'esperienza di rimanere lì e osservare, e si vede che qualcosa se n'è andato di lì ed è rimasto questo guscio vuoto, non saprei, o crisalide o qualcosa di quel tipo. Magari facciamo ancora un pochino di silenzio. Grazie. E sento che questo è il momento in cui voglio ringraziare Torino Spiritualità, Armando Bonaiuto e tutti quelli che hanno organizzato, perché non mi sono mai sentita così accolta come persona. Essere una persona e non un nome è diventato una cosa un po' rara. Questo cuscino è commovente e sono successe tante cose oggi come questo cuscino. Non voglio lasciarle passare così, come fosse niente. Grazie. Ti faccio ancora una domanda che desideravo farti, ed è quando muoiono i maestri. Tu hai avuto tanti maestri,
Adesso in realtà in questo momento mi viene in mente Thich Nhat Hanh perché ho da poco letto il libro però che di poesie che tu hai tradotto per Ubi Liber, che non è stato un tuo maestro, però insomma hai avuto tanti maestri, mi piacerebbe sapere che cosa ti lasciano quando vanno via. In realtà di maestri ne ho avuto uno prima di incontrare il buddismo, dove poi nel buddismo Theravada non c'è un unico maestro, ma c'è Kalyanamitta, colui o colei insieme a cui ami il bello e il buono. E quindi sono tanti monaci, i monaci e le monache, e non ce n'è uno centrale, no? Ma nella domanda c'è stata molto forte l'esperienza del mio primo maestro in India, e io ero lì quando lui è morto. E ricordo che qualche giorno prima lui era uscito per il darshan, l'incontro, e quando si è girato per andarsene, io dentro di me ho urlato, ma non è uscito nulla, no, non andare. E lui si è bloccato davanti a una colonna e poi ha continuato e è uscito. Dopo due giorni hanno annunciato che era morto, c'è stata una grande celebrazione molto festosa, perché in India è così, lasciare il corpo è una festa, perché si lascia anche una vita molto pesante, molto greve. E al momento io ho celebrato con gli altri, danzando e gettando i fiori e stando a guardare la pira. Allora ci vuole tantissimo prima che un corpo si consumi. E quindi rimanere lì e guardare per tutta la notte fino a che pian piano si consuma tutto e rimangono le braccia, la cena. Anche questo è una pratica fondamentale e che da noi non esiste. No? E poi il mattino dopo mi sono svegliata con questo improvviso senso di una crepa. Come se nella mia vita si fosse aperta un'enorme crepa. E in quel momento ho sentito la voce del maestro che mi diceva: questo è il momento. In inglese, perché lui. E ho avuto un soprassalto e ho sentito: eh già, questo è il momento, non puoi più rimandare. E quello era il primo livello della comprensione, ma poi anche il momento dopo, questo è il momento, e anche quando vai a fare la pipì, questo è il momento, e quando ti lavi i denti, questo è il momento, era continuamente questo è il momento, non avevo più via di scampo, era sempre questo è il momento. E quindi quando un maestro muore lascia il suo sogno, e il suo sogno è che il discepolo si risvegli. E quindi il modo di esprimere la riconoscenza a un maestro è quello di svegliarsi continuamente. Ci leggi ancora un po' di poesia? Dunque, non ti ho detto addio, amica mia, mia amica. E ora visiti le stanze con andatura lieve, meno di una danza. Sei aria che sorride, che mi circonda amorosa il buio tra le spalle. Sei soffio sul viso, tutta sorriso sei. E sole insieme guardiamo le foglie piovere nel vento della città operosa.
sospesa per entrambe l'indaffarata corsa verso le infinite misture del nulla, lo abitiamo con pazienza. I suoni che non giungono, quelli già giunti e poi svaniti, sono nostra costante compagnia. Che importa quello che si è detto? È così bruciante ora accoglierci senza tocco nel telefono che non suona, nel messaggio che non arriva. Io svanisco senza di te, amica. Ho meno realtà, meno legame. Ci siamo incontrate sempre solo sulla terra per andare alla deriva nell'amore dello spazio. Tu, oscillante osservatorio, per darmi la tua voce ti strappavi le ali. Io ti raccoglievo i lembi tra le mie mani minuscole, incapaci di cogliere, ma brave a saldarsi con l'altra mano. Dammi territorio ancora, luce esatta negli occhi ancora. Dimmi, portami solo te. So che sei qui e so che mi manchi. Grande corpo, grande vuoto. Parlami con segni, con cenni, briciole sul davanzale, ideogrammi di ombre su piastrelle. Trattami come un uccello spaventato, come uno squilibrio nel tuo perfetto ordine di conti chiusi. Rincuorami, ridammi sede nel petto acceso e non questo parcheggio sotterraneo in cui vivo sola, senza discorsi, per i cosiddetti vivi, senza ponti. Sono matassa di smarrimenti, senza disegno. Sono calce viva sotto pelle di tamburo che vibra a ogni sfioramento. Sono bambino sbucciato, corso via perdutamente e poi caduto a terra come sparato al cuore. Su questi frammenti soffia parola viva, vispa, abitata da api della luce. Io sono lì, nel tuo pugno, a prendere il sole, pianissimo, per non svegliarti. Ora sei trasfigurata tutta. Ora sei mondo. Non mi accompagni. Cammino in te. Mi hai pienamente abbandonato, riconsegnato all'intero che sei, che siamo, che mi bisbiglia notturni e disorientando orienta al senza meta, al silenzio. Tu l'hai aperto, il sacco opaco, il velo, l'hai divelto, tu splendi. Seduta in riva alle lacrime, pesa un quintale, la necessità di grazia. Chi muore? Chi? Questo vuoto che mi vanga e mi succhia, questo vuoto imperioso, di chi è il mandato?
quale abbandono mi accerchia e mi sminuzza? Di quale pane sono morso? Di quale belva boccone? Vuoto, grande uragano, mano discreta che ti tiene nel palmo, segnato da altri uragani. Ventre aperto alle intemperie di ogni età. Ecco, io esisto, piccolo animale sotto chiave. La solitudine è assenza di geografia. Tra il visibile e l'invisibile ci sei tu. Le parole sono devianti frantumi. C'è una stoffa di silenzio che ci slarga. Nessun verbo va pronunciato sulla soglia. Solo incedere di brivido, vibrazione cantante di quando la rondine fa il nido sul vuoto e poi battagliera lo abita. Guerriera anche tu, sorella mia. Guerriera, qui ti arrendi, come si arrende l'infinito alla trasparenza magnifica del limite. Di, porta qui. Di, metti giù. Di, lascia. Ti affidi, ti affido. Mi insegni? Morendo guarisci, ti fai terra e hai misura umana. Crollata la barricata di cenere, la nebbiosa montagna di alcol. Sai parlare, guardare negli occhi, perfino benedire. Spartiamo un tempo che non ha equivalente cronologico. Ora è possibile incontrarti. Senza tavolo, senza gatti, senza fiori, senza bicchiere e portacenere, solo i monitor e le mani, le vene affiorate. C'è il bene possibile alle sorelle, amiche mancate. Maggiore e minore si capovolgono in un tutto sorridente, senza padre, senza madre. Abbandonate all'educazione casta del non ritorno. Un altro tipo di nascita ti ha rapita, lasciando qui l'ingombro del corpo. Hai il sonno della neve, un silenzio disseminato come una città di lucciole in campo nero. Siamo foresta qui, io e te da sole. Non siamo gli alberi, non siamo i cespugli, né gli uccelli e nemmeno le impronte degli animali, ma gli spazi tra gli alberi, gli uccelli, le impronte degli animali. Chiamami. Siamo state sorelle e adesso stringi il cuore con un morso, con un nome qualunque. Chiamami. Dare una svolta alla parola morte, una scossa di risveglio, farla uscire dai gusci di spavento dei secoli e degli antenati, farla neonata, smettere di capirla, dichiararsi incapaci e tenerla tra le mani giunte delicatamente, come fiammifero,
nel vento. Forse morirò quest'anno. Cosa vorrà dire morire? Gli uccelli non mi prenderanno più in giro dai rami mentre passo assente da me, da loro, pensosa di minuzie? Non toccherò più terra? Non farò più rumore? Non sarò più così perfettamente sola? Stendendo il bucato, lavando un piatto? Cosa sarà morte? Uno sguardo gigante che non separa o un nero fitto che mangia via me? Cosa vede la morte? Come mi sbocconcellerà? Da dove partirà a disfarmi? Ridati alla terra carne e ossa, e tutto l'umido, e il calore, e il fiato, a cosa restituirò la poesia? Dove non sarò e dove sfumerò? In cosa farò scioglimento e dissoluzione? Come foglia? Come animale, come storia, spezzata, conclusa, sospesa. Chi mi vedrà per ultimo? Il soffitto, il cielo, l'asfalto o una mano cara? Il gatto sotto il tavolo continuerà con un sussulto leggero il sogno di un misterioso mondo tutto in sé concluso? Svelta e gentile, l'aria mi farà sipario? Su quale nuovo spazio a fine percorso? Quale periferia assoluta senza autobus verso il centro? Sarò pietra e specchio? Nebbia e figura, sarò piatto e minestra, casa e valigia, ferita e mare. Sarò sutura tra mondi, o tramonto e tramonto e tramonto. Un preciso senso di sconoscitezza mi prenderà per mano, familiarizzando con il buio. Sarò funambola senza qui né là, senza filo né rete? Oh, dammi pazienza, signora dei poveri di sguardo. Grazie Chandra, ci vorrebbero un sacco di Chandre, una è poco. No, grazie mille per intanto per le cose belle che hai detto sul festival, che mi hanno fatto piacere, poi per le tue meravigliose poesie, per questo preciso senso di sconosciutezza, che è una definizione bellissima della morte, e per averci portato la tua presenza anche dolorante. E per il cuscino, insomma, abbiamo un sacco di cose per cui ringraziare.
E noi abbiamo finito, perché così ti lasciamo tornare dal gatto, che non vorrei che si fosse sperso a combattere chissà dove, e spero di rivederti sui palchi di Torino Spiritualità prossimamente, chi lo sa. Grazie oltre a tutti voi di Torino Spiritualità e l'organizzazione, a tutti voi che siete venuti a ascoltare le mie sciocchezze su qualcosa su cui non si possono dire altro che sciocchezze, e spero che vi rimanga il silenzio, e grazie.